Signori e signore, prima che il video cominci vi ricordo che domenica 26 saremo ospiti sul canale Twitch del Labirinto per commentare insieme al buon FabForge il Prime Championship. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Signori e signori, buon anno in ritardo da parte degli Aniketos JLL. Che vuoi che sia, siamo solo in ritardo di un mese, non pubblichiamo da un bel po' di tempo. Perché? Perché abbiamo avuto diverse lucubrazioni mentali, avevamo bisogno di riorganizzarci, ragazzi. E poi Light è morto! No, dai, non è vero, è solo andato dal dentista, però equivale a una morte nell'animo. Detto questo, siamo pronti a ricominciare alla grandissima con l'anno nuovo. Abbiamo diverse cosine che potrebbero interessarvi. E partiamo in senso inverso con Minecraft, ragazzi e ragazze. Minecraft tornerà sul canale in maniera un po' più fissa, sia con i ragazzi della Multicore, con cui stiamo preparando una cosa molto 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 carina che potrebbe interessare anche a quelli che gli piace giocare sulla carta. Quindi mi raccomando, guardateci, non le far minchie, che quelle le faremo sempre, insieme anche al buon Bonfi, con cui faremo una serie hardcore. Ma partirà tutto con molta calma quando avrà finito di montarsi il fucking computer, che non ha ancora. Seconda cosa fondamentale che vi devo dire, il signor Light a Luca Comics mi ha obbligato ad andare a conoscere i ragazzi di Intel, cioè conoscere. Facevano un meet and greet, noi siamo andati lì e abbiamo fatto due chiacchiere. E mi ha detto, dai Jack, vieni, accompagnami perché devi venire per forza. E gli ho detto, va bene. E siamo andati a conoscere questi tizi, io non sapevo chi fossero. Però mi hanno colpito molto. Portano D&D su YouTube. E quindi ho detto, ma perché non possiamo farlo anche noi? E voglio provare a fare. Quindi porteremo un D&D da tavolo. Ma chiaramente ci si mette del tempo. Quindi per ora vi beccate soltanto dei sostitutivi. Per ultimo, Keyforge. Abbiamo delle novità importanti. Prima di tutto, ci dispiace tantissimo. Keyforge Italia, il sito, ha chiuso i battenti. Hanno deciso di non proseguire nell'avventura, non so per quale motivo, dove cercheremo tutte le imprecisioni sulle carte, che noi non sappiamo niente, dobbiamo cercare una roba sulle carte, dove andiamo a cercarlo, non lo so, potremmo, d'ora in poi ci tocca fare i tornei per davvero, tipo 40 minuti in casa nostra, giocare i tornei e farci spiegare le regole, oppure leggere il libro delle regole, oppure chiedere direttamente a quelli di Asmodi, che probabilmente conoscono meglio come arbitrare, dato che arbitrano cose ufficiali, forse lo sa. Ma tenetevi forte, c'è una notizia bomba. Stanno facendo uscire il gioco di ruolo da tavolo di Keyforge. Wow, che figata! Non me lo sarei mai aspettato, non vedevo l'ora che uscisse, perché è importante che la Fantasy Flight faccia esattamente quello che vogliono i propri player, o meglio, li previene, cioè perché mai mettere a disposizione delle cose per poter fare l'app che tutta la community chiede da una vita per poter giocare tutti insieme anziché fare 8 ore di macchina per il torneo importante più vicino. No! Facciamo uscire un gioco di ruolo su Keyforge al posto della app che tutta la community chiede dal giorno dopo che è uscito Keyforge. Grazie, lo porteremo sul canale. Detto questo, quindi Keyforge tornerà tutti i lunedì sul canale, a parte forse il prossimo perché di domenica sono a Milano, ci vuole un po' per arrivare. A parte quel giorno lì, probabilmente tornerà tutti i lunedì, o con video, quando ci sono cose importanti da dire o cose belle che ci vengono in mente di fare, oppure in live insieme, il pomeriggio barra sera. Staremo in live, poi diteci voglio orari, al massimo facciamo una tirata tutto il giorno, live tutto il giorno su Keyforge, dove giochiamo insieme su Crogiolo, su Crucible. Quindi, mi raccomando, ora il video è finito, spero che non sono venuto troppo blu in video, però spero che vi piaccia, queste sono le informazioni per quanto riguarda il canale nel 2020. Mi raccomando, lasciate like, condividere il video è brutto, dite ai vostri amici di guardarci che siamo belli, e poi dopo mi raccomando lasciate like, iscrivetevi e mangiatevi un panino anche per me perché adesso ho fame e vado a mangiare. Grazie.